intere porzioni di cielo rifletterono vita nei frammenti di terra. La storia è percorsa da uomini e dei fianco a fianco, che spesso, sulle soglie dei boschi, sotto i campi arati o sotto le strade, appaiono un attimo solo, perché passano e filtrano tra il tempo che stringe la rete intessuta di polvere e nuvole. Così recita l'Osanna Tuteri in O Criticum, frammenti di terra e di cielo. La grandezza di questo luogo risale ai tempi dei Romani, dove il vicino villaggio di O Criticum era affluente per l'attività di commercio e di culto, con la presenza di un'ampia area sacra dedicata a diverse divinità, tra queste Ercole, Cerere, Venere e Giove. La fama del villaggio cresce a tal punto da essere chiamato Iovis Larene, e sulla collina di Giove tutto è immerso in un clima di quotidiana serenità. Ma la natura, seppur generosa, fa sentire alle volte il suo carattere di grande dominatrice, con devastanti manifestazioni. Con il tempo, terremoti e guerre trasformano luoghi e persone, e la frustrazione si insinua lenta e costante nelle menti delle genti. Le spinge a trovare soluzioni spesso come l'abbandono dei propri cari, dei luoghi nativi, per riaccendere quella speranza e quella gioia di vivere. Thank you.
dobbiamo parlare. Oh, quel vaso è bellissimo. Giovani entusiasti della vita con la loro valigia di conoscenze partono uomini e donne dalle sciocchezze di ingannevole diversità si avvicinano smaniosi di ritrovare la dignità di essere umano, la dignità di avere un posto nel mondo. Siamo diversi, ma siamo uguali. Thank you.
sta tessendo la trama di una nuova società. E l'abito, da sempre strumento di identità culturale, assorbe e si rinnova con un intreccio di fili diversi, dando vita ad una nuova veste impreziosita dalla commissione di culture diverse. La vita ci rende attori protagonisti, l'intelletto umano scrive la trama della nostra rappresentazione teatrale, commedia o tragedia che sia. La vita è il valore assoluto al quale dobbiamo sempre un doveroso e incondizionato rispetto. Ringrazio tutti, ringrazio anche il comune, la palco, anche parte delle attrezzature, ringrazio la sovrintendenza che ci asseconda sempre nelle nostre scelte anche un po' strane qualche volta. E ancora grazie alle ragazze che si sono prestate nel rappresentare le idee e indossare gli abiti di Siciliana nella nuova popolazione dei cantanesi che vengono appunto dall'estero, ma ci sono integrati perfettamente e dimostrano come è possibile l'integrazione e la vita comune in un
un mondo tranquillo, di pace, di serenità, senza conflitti. E ringrazio tutti gli altri bambini e gli altri ospiti di Canzano che hanno permesso la realizzazione di questo piccolo spettacolo. Grazie ancora a tutti voi e in particolare a Cristiano. Grazie, buonasera.